beschäftigen, sobald die Sprachübertragung beginnt. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Eccomi qua, mi sentite? Adesso? Test. Mi sentite? Date l'ok? Ciao, perfetto, ok, grazie. Ciao Luigino, ciao a tutti, ciao. Ecco qui la lista che va e che viene. Okay, ciao a tutti, ciao Giorgio. Allora, ci siamo tutti. Ciao Alessandro. Bene, adesso non vedo più la lista. Passiamo subito a cosa porta il lunedì e vi faccio vedere un 2-3 trade che ho fatto, vi ripeto, sempre contro ogni dichiarazione, non è assolutamente un vanto o come si può dire, non mi voglio dare delle arie perché i trade sono andati bene, è perché voglio farvi vedere che di trading si può vivere. Insomma, questo qui è lunedì mattina, guardate gli orari, guardate tutto, solo stamattina c'è stato il gap, non ho chiuso le operazioni sul gap, ho aspettato ancora. Allora, un attimo che allora eliminiamo questa, un attimo, così vi voglio riportare nel grafico le ultime due operazioni buy che sono importanti, secondo me sono state fatte importantissime. Allora, un attimo solo che vediamo se riusciamo a togliere questa. Ok, tolta. Ok, adesso, visto che abbiamo tolto anche questa, 972, mancano pochi ai 1000. Va bene, allora, quando io vedo una candela così lunga, come questa, che mi perfora. Ok, perfetto Giorgio. Allora, un attimino solo. Allora, quando io vedo una candela lunga così, uguale cosa ci sia, che non siamo imminenti a dei dati logicamente, l'ho vista così lunga, ok, prima è partito il mercato così, avevo gli short di venerdì che non li ho chiusi, è partito il mercato in long, ha aperto subito in discesa, io ho aperto uno short qui per andare a chiudere questo gap qui e il mercato ha cominciato a scendere bene, alle ore 9 ha cominciato a scendere ed è arrivato fino a qui. Qui già mi diceva, ok, non aprire ancora long Paolo, aspetta un attimino, il mercato è sceso fino al secondo pivot. Arrivando al secondo pivot è andato automaticamente a chiudere il gap della settimana scorsa, del venerdì scorso. Ok, chiudendo questo gap qui, non solo ho la chiusura del gap, ma ho anche una candela lunga. La candela lunga mi porta che ho preso questi due buy, fatemeli vedere, questo no, questo, vabbè anche questo, però questo non mi interessa farvelo vedere, questo è stato un'altra cosa, uno e due, ok, questi due gap, questi due buy che ho fatto, li ho fatti dalla candela lunga, perché ho visto che scendeva, l'ho prese, perché di solito, e questa qui è statistica, perché ve li voglio far vedere, perché vi voglio vedere che il trading è anche un attimino quello che si sente dentro, ma è anche un po' di tecnica. Cioè abbiamo questa candela così lunga, diciamo che questo è il 50%, il 10% di una candela lunga se lo mangia di solito, ecco, un po' di più del 10% si è mangiato. Io l'ho chiusa, no, la candela non era ancora chiusa, se l'avesse chiusa così all'ora finita, cioè alle 10, non l'avrei fatto il long. Ma visto che ho avuto ancora tutto il tempo, potevo scendere ancora e tornare su, come minimo potevo fare un altro short da più in basso per andarmi a coprire questo e chiudermelo in pari. Avete capito che se non andava subito in positivo, cioè se non andavano in positivo questi due, va bene, continuavo a scendere, me ne aprivo un altro ancora da più basso, che lo chiudevo in positivo qui e chiudevo gli altri due in perdita. Quindi alla fine diciamo che avevo ancora un asso nella manica per andare a prendere queste cose, per andare a prendere questi due che avevo fatto. Se invece subito mi dà ragione il ragionamento che da qui mi parte long, va benissimo, allora porto a casa il profitto, una da 40, una da 30 su €70. È per quello che si fa presto a fare, diciamo, un po' di soldini a lunedì mattina. No, questa qui adesso l'ho fatta di lunedì mattina, ma poteva essere anche di giovedì, di venerdì, di martedì, non me ne frega. Vi faccio un esempio basato su questa teoria. Allora, questa è qui una candela non troppo lunga, quindi non si faceva il contrario. Qui una candela non troppo lunga, quindi non si faceva il contrario. Questa candela lunga, per esempio, si poteva aver fatto il contrario.
Questa candela lunghissima qui si poteva aver fatto il contrario se non erano le 15 e mezza di pomeriggio, quindi aprivo la borsa e non ero sotto l'open price, quindi anche queste qui, vedendola solo così lunga, con la teoria che vi ho fatto vedere adesso, si poteva fare un long, invece no, ci deve anche il tempo, le 15 e mezza di pomeriggio, la borsa, siamo sotto l'open price dopo aver fatto questa espansione long, mi ha fatto un'espansione fino all'open price, quindi mi aspetterò ancora lo short, però qui, per esempio, avrei incominciato a comprarlo. Adesso non mi ricordo se quel giorno l'ho fatto. Un'altra l'avrei fatta sull'altro pivot. Guardate, una l'avrei chiusa a pari, una l'avrei chiusa magari in perdita, oppure tutte e due a pari. Queste sono le cose che si possono fare nel trading durante un'escalazione del prezzo. Ok, qui. Perfetto, da qui ho chiesto la. Mentre stavo fermo prima non c'avevo l'allergia, adesso mi è arrivata. Ok, comunque questo è per farvi vedere, adesso ho ancora questo short qui di venerdì, notate, qui abbiamo ancora il gap del Nasdaq, quindi per il momento sto fermo con il DAX, però sono più propenso a vendere di nuovo. Allora. Ok, mi ha chiuso direttamente sul gap. Va bene, stiamo fermi, andiamo a vedere le altre cose. Qui abbiamo un'altra tecnica che è la stessa tecnica che ho fatto per fare i long, questi long che vi ho fatto vedere adesso qui, questi due, l'ho fatti anche perché sul minuto del DAX ero arrivato qui in basso, ero sul pivot, vedete che c'è il pivot, e avevo gli indicatori, questo lo stocastico che doveva tornare dalla parte contraria, avevo un ciclo in partenza. Quindi un po' di allineamento con tutto ci deve essere per fare l'operatività, se no non si può fare. Allora, stiamo fermi un attimino per vedere come si comporta adesso. Andiamo a vedere l'euro-dollaro. Domande? Giorgio, mi interesserebbe sapere, visto che mi scrivi che lo short della candela lunga, la candela short del DAX di mezz'ora fa l'hai presa anche tu, mi piacerebbe sapere con che tecnica l'hai presa. Non sono curioso, ma vorrei sapere se magari l'hai presa perché scendeva così e hai battuto, diciamo, lo short perché hai visto che scendeva, o se hai avuto un indicatore, una strategia tua dove farla, oppure se, che ne so, boh, non ti saprei neanche fare altre domande. Magari se c'hai voglia di iscrivermi l'operatività short sarei molto contento. Ok, bene, allora andiamo qui. Questo qui, fino a prova contraria, potrebbe essere ancora. Fatemi vedere, questo è il ciclo 2, qui abbiamo detto che partiva il ciclo 1, allora ciclo 1, una cosa che vi faccio notare, adesso ve la faccio vedere, che ho ancora dei long non chiusi, guardate, ho ancora un long dell'euro-dollaro di venerdì. Era già andato a più guadagni, poi c'è un altro long qui, anche vecchietto, un po' del 18, anche qui, sono positivi, ma non li chiudo, qui c'ho dei long in perdita, non dovrei avere ancora, e altri due long in perdita. Quindi questo qui è un long che mi tengo un po' a lungo termine, adesso vediamo come si comporta, perché se questo qui mi sale, posso andare a recuperare un 0,30, mi recupero magari in 500-600 euro chiudendo questi qui a pari poi. Va bene? Quindi anche questa qui è una cosa che la lascio un po' un attimino a correre. Ok. Stavo guardando come si comporta. Allora, questo qui rimane il ciclo 1. Ciclo 1. Ciclo 2 mi ha fatto una gamba, la prima gamba che mi ha fatto un nuovo massimo, adesso sta facendo la seconda gamba, quindi partirà a rialzo di nuovo l'euro-dollaro e quindi anche oggi non so se continuare la discesa del DAX o stare fermo. Un attimino che vediamo se riusciamo a fare un altro longhino. Allora, qui sta scendendo. Allora, sono pronto a entrare di nuovo long sul DAX, attenzione, eccolo qui.
attimo solo. Se scende un attimino lo compro, eh. Ok, ho comprato il DAX adesso. Posizione veloce, una cosa veloce. L'ho comprato qui. Rottura di questo massimo, target il pivot, non facciamo le acrobazie. Ok, allora fammi leggere un attimo. Ah, hai ricevuto un segnale di trend. Vabbè, con questo qui non mi, nella tua risposta, Giorgio, non mi porta un po' avanti, perché segnali di trend potrebbe essere un segnale di qualche indicatore, un segnale che ne so, che ti arriva da qualche sito che ti sei abbonato. Non lo so, comunque non era una strategia tua, era un segnale in ogni caso. Vabbè, se mi vuoi magari un po' delucidare la cosa, ma se non vuoi, va benissimo. Può anche essere stato una cosa veloce, perché visto che la candela scendeva, sei caricato dentro al treno che scendeva. Eccolo qui, sto per chiudere di nuovo anche il long, un attimo solo. Vedete, il ciclo è già arrivato in alto. Stocastico alto, zona di resistenza, target è il pivot, abbiamo detto, però già qui posso cominciare a chiudere. Non solo. Attenzione. Guardate, l'operazione è questa. Questa qui, esattamente. Ecco, infatti non sono riuscito a chiuderla. Troppo veloce. Troppo veloce, non sono riuscito a chiudere. Aspettiamo un attimino che risalga un attimino. Pensavo che richiuderla di nuovo a un retest di questo, no. Dai. Non mi piace perché si sta girando il ciclo, lo stocastico è già alto. L'unica cosa che tiene è ancora questo indicatore qui, che è ancora basso, fino a quando si tiene sopra la linea del meno 80 sta cercando un po' di forza, se ne ritorna sotto è debolezza. Arrivando qui sono 15-16 euro, eh. Aggiunti a quello di prima, ci avviciniamo al millino di lunedì. Eccolo qui. Ecco, sono qui comunque, voglio eliminare questa operazione. Niente, vabbè, dai, la lasciamo correre e poi vediamo. Ok, me la tengo monitorata nell'altro schermo. Ok. Allora, euro-dollaro, come siamo messi? Vedete, mentre l'euro-dollaro scende, anche guardando questa correlazione, che ormai la ripeto sempre da tempo, dovremmo incominciare a salire di nuovo il DAX. Ok, a me non mi interessa di avere una direzionalità del DAX da prendere adesso in long fino a stasera o da prendere in short fino a stasera. Assolutamente no, quello che ho fatto, le ho chiuse adesso gli short, quindi va bene che adesso mi sono girato long per una piccola... diciamo prendermi ancora una decina di euro, 20 euro, 30 euro e poi succede così che quando si entra nel mercato e il prezzo va dalla parte giusta, da 10-15 euro che si devono prendere, alla fine arrivano anche a prendere 40-50 perché il DAX è veloce. Quando invece le posizioni vanno in perdita, al limite questa qui me la posso anche tenere, visto che diciamo l'epicentro del DAX, appunto la zona base di ritorno del DAX è il 10.000 punti, ormai è più di un anno che lo fa. Anche se sono sotto, sono a 9.800 punti, posso incominciare anche ad accumulare posizioni long, visto che ho ancora un long a 10.126, ho un long aperto. Quindi mettendone un altro, va benissimo che quando cominciano a salire, incomincio anche a scalare. Incomincio, diciamo, a girarmi nel trend. Ok? Altra cosa che vi sto dicendo, guardate, siamo sempre nel punto di prima. Ok, io adesso ho aperto un long. La candela rimane sempre la stessa idea, perché la candela è lunga, ok?
Quindi se adesso incomincia a scendere ancora, io me ne faccio un altro di long qui, per mangiarmi l'ultimo 10%, ok? Quante volte abbiamo visto delle candele fare la discesa? Prendiamo anche questa, anche se non è tanto lunga, e poi mangiarsi tutto o metà, e questo qui che mi interessa, che si mangi un altro pezzettino. Ok? Va bene? Ok, passiamo noi all'euro-dollaro. L'euro-dollaro, ciclo 1, ciclo 2, mi aspetto un nuovo massimo entro stasera, se in caso non arriva al pivot e incomincia a scendere, quindi i livelli, diciamo, questo qui me la tolgo, i livelli per oggi sono questi. Pivot. Pivot. E questo qui. Se mi ritorno qui sopra, incremento il long. Però non vado short, perché siamo ancora in una distribuzione in partenza, quindi long sì, short sono tabù. Quindi qui non vado short, non vado, rimane addirittura un segnale di stop loss e un segnale di long. Vuol dire che la parte centrale, vedete che qui siamo in una zona di pullback, già qui potrebbe incominciare a salire, non lo prendo, prendo il long dal pivot, il long della parte centrale se mi garba di farlo. Adesso no, perché ne ho altri, quindi questi qua sono i segnali long. Perché non metto segnali short? Perché non li voglio fare i segnali short? Perché in una distribuzione in partenza non li faccio. Poi se da qui è partito il ciclo 1 e qui siamo nel ciclo 2, anzi mettiamo anche il numerino, e qui siamo nel ciclo 2, vorrà dire che nel ciclo 4 siamo nel secondo quarto del ciclo 1. Ciclo 1 è partito qui, questo qui non era il ciclo 1, l'avevamo già fatto venerdì, però il numerino non l'ho cambiato, anzi il numerino l'avevo cambiato, avevo messo anche tutti i triangolini e tutto il resto, ma poi ho avuto un problema nel PC, non mi ha riportato le modifiche anche qui, quindi assolutamente questo. Ok, questo è il ciclo 1. Infatti mi è sparita tutta l'analisi che avevo fatto lunedì, c'è solo nel video, ma non c'è in questo conto non c'è. Allora, questo è il ciclo 1, all'interno del ciclo 1, H4, da qui a qui, infatti questo è il minimo assoluto, 1, 11 e 80, 1, 11 e 80, andiamo a vedere qui, 1, 11 e 80 è questo. Vedete? Allora, da qui, ciclo 1, ciclo 2, e nel 4 ore, assolutamente ciclo 1. Quindi assolutamente aspettiamo ancora che lo vada anche qui a cercarmi la chiusura del ciclo 2 per poi ripartire. Assolutamente, vi ricordate che qui avevo detto che questo qui probabilmente è una falsa rottura, adesso qui non c'è più quello che avevo disegnato venerdì, perché vi ripeto, è andato in tilt il MetaTrader, quindi l'ho dovuto spegnere e non mi ha salvato le modifiche. Da qui, questo qui è anche il livello long, praticamente, che ho segnato anche nel 1,12 e 20, 1,12 e 16, 1,12 e 16, 1,12 e 16, guardate, la zona del pivot. Rimangono sempre uguali i livelli, quindi siamo a posto, siamo regolari, 1,12 e 16, esattamente dal punto del pivot, è lo stesso livello che avrei qui del Fibonacci. Ok? Quindi questa qui la tratto come falsa rottura, visiva, non lo so se lo è, ma se non mi va qui sotto e comincia a salire, io sono a posto. Quindi per questo che mi sto tenendo tutti i long dell'euro-dollaro, perché mi interessa portarmelo ancora più in alto. Se mi rompe questa zona qui, se mi arriva qui mi faccio il long, non penso che ci arrivi, se ci arriva va bene. Da questa zona di pullback potrei cercarmi un long, da qui me lo cerco comunque, target è questa zona qui. Ok? Ciao Mauro, ben arrivato, o se ci arrivi anche prima. Ciao Carmine! Perfetto. Ciao Giorgio! Allora, ciao Alessandro, adesso vedo di nuovo la lista, ci sono quattro Alessandri, quindi ciao a tutti i quattro Alessandri. Ok, perfetto Mauro, allora ti avevo già salutato, non ti avevo visto prima. È che la lista ogni tanto se ne va. Ok, perfetto, allora, questa qui è la situazione per l'euro-dollaro. Adesso abbiamo, eccolo qui, abbiamo
il DAX che torna su, un attimino solo che andiamo a chiudere. Ok. Abbiamo dei dati tra 9 minuti che vorrei andare a vedere assieme a voi. Allora, un attimino solo che vediamo di chiudere il DAX. Eccolo qui, guardate, in tempo reale. Quello che vi dicevo prima. Eccolo qui. Escalazione. Non si aspetta altro, mi potrebbe pagare di più, mi potrebbe pagare di meno, ma non me ne frega perché... Peccato che non ho dato 4 ore in più, sennò arrivavamo a 1000. Eccolo qui, vedete? Pivot. Entro short. Perché entro short? Perché siamo comunque arrivati in una parte alta, lo stocastico non ha toccato la parte bassa, ciclo era partito, adesso mi becco l'escalazione, pochi pips e poi chiudo. Vediamo. Qui sono entrato esattamente sul pivot. Eccola qui. Quanto mi manca per fare 1000? 4 euro. Inchiodata sul pivot, attenzione. Potrebbe anche andare male perché sul pivot poi incominciano a spingere anche gli altri, no? Attenzione, eccola qui. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, chiusa, così stiamo tranquilli. Abbiamo fatto il 1000 del lunedì. 1500. 1.500 euro, ok? Allora, questo conto che lo dovevo dimezzare adesso, dai 13.000 del lunedì scorso è arrivato a 18.212, ok? Adesso, zona neutra, candela che si è rimangiata tutta, quello che vi dicevo prima, cioè tutta, nel senso che si è rimangiato la parte che mi interessava, adesso siamo qui, abbiamo ancora da analizzare per il trading, abbiamo questo gap che non l'ha chiuso. Meno male, se dobbiamo fare uno short lo dovrei fare del Nasdaq, perché ciclo in chiusura, indicatore che dà il segnale short, allora io mi metto short. Perché prendo così veloce le operazioni? Prima cosa il conto permette. Seconda cosa, io posso entrare ed uscire, quindi la cosa, la facoltà di fare del trading così. È un dono che vi viene, ce l'avete dall'inizio, però non lo usufruite. Dovete usufruire di questo dono, che potete entrare ed uscire da una posizione di trading ogni secondo, ogni qualvolta voi volete, potete uscire dalla posizione di trading. Io vi faccio un esempio di venerdì scorso, io non ho fatto questa operatività qua, non l'ho fatta, perché venerdì scorso ero in una modalità di quelle sbagliate, le modalità dove uno vuole assolutamente aver ragione, fatemi vedere, questa era venerdì, volevo aver ragione, avere tutti gli short qui, in questa zona qui, e beccarmi lo short fino al gap. Volevo assolutamente aver ragione che dovesse arrivare al pivot. Vi ricordate che vi dicevo venerdì, il mio target è il pivot, il pivot, il pivot, il pivot. Alla fine è arrivato fino a qui, io guadagnavo già 300-400 euro e non è arrivato al pivot. È rimasto così in long, poi di sera ha cercato di nuovo tornare giù, non ho chiuso neanche quello in positivo e oggi mi sono beccato questo short. Ok, mi è andata ancora meglio di lusso, però l'idea di venerdì di chiudere qui al pivot mi ha fatto un po' tribolare perché io sono stato fermo al posto di chiudermi queste operazioni qui, stare attento. Sì, certo, Mauro, mi ha pagato oggi, però lo vado a mettere sotto classificare come errore. Perché è stato un errore tenerle aperte e aspettare questa cosa, perché se poi oggi mi apriva, ok, mi ha aperto così un piccolo gap up, anche se mi aspettavo un gap down, perché di notte ho visto che il Dow Jones scendeva, però è uguale. Se mi apriva qui in alto, mi può succedermi che mi vedete questo gap qui, da qui a qui. Sono 120. Se da qui mi facevano 120, mi apriva qui. E qui erano 120, erano altri 1500 euro in perdita. Non mi piaceva. Questa qui era.
il target era questo, ma già arrivando qui io guadagnavo 300-400 euro, quindi la dovevo chiudere, assolutamente. Non l'ho fatta, quindi avete dentro di voi, già in principio, avete l'impostazione che potete entrare e uscire dal mercato quando volete. Guardate, questa qui è entrata adesso, è in positivo. Adesso vedete, guardate com'è veloce, guardate come il Nasdaq è veloce. Ok? Ok, non importa, lasciamola stare. Intanto l'ho fatta per tenermela un attimino per chiudere anche il gap, ma più che altro perché c'è questo segnale qui e c'è il ciclo in chiusura, quindi me la lascio. In ogni caso, quante volte non si è entrati o usciti dalla posizione subito e magari per fare questo short qui, beh, che l'ha fatto alle 9, però non lo faceva tutto in una volta, da arrivare da qui a qui ci mette non una candela, ma ci mette 6 candele. Allora stiamo 6 ore appesi a questo short prima di fare magari altri chiudere qui riaprire lo short di nuovo qui aprire un altro più in alto e tutte queste operazioni non si facevano. Adesso ok, mettimelo solo altro short te lo faccio vedere subito. Allora c'è un William a 11 11 1 a 22. No, non ho inserito quello a 6 periodi, volendo ne puoi inserire un altro a 6 periodi, Mauro. Ok, quindi c'è un William, quello blu, a 22, che sarebbe 2 giorni. Fatemi vedere, che poi magari a volte cambiano cambiando l'ora. Allora, qui apre, così li aggiorniamo. 14, vedete che è sbagliato. Allora, lo cambiamo. Questo 22. Allora, 22, 14, 128, ma no, questo è 14, inutile. Poi mettiamo i colori giusti, 14, e questo diventa un 7, può darsi che li abbia trascinati da un'altra parte. Allora, il conteggio dei William, semplice semplice, dalla candela che ha chiuso alla candela che ha aperto, quindi questa, sto attento che mi conta l'1, fino alla chiusura, all'ora di chiusura è 14, quindi ho messo quello blu a 14, quello rosso a 7 periodi e poi ne inserisco un altro visto che lo stiamo facendo. William, vediamo qui dentro. Ed è quello verde. Così ce l'abbiamo tutti e tre. Può darsi che l'avevo messo in un periodo dove le candele erano più strette. Ci sono delle giornate più strette, dei periodi dove il Nasdaq non è aperto tutto il tempo, quindi magari era ancora setup lì così. Fatemi vedere se trovo il problemino. No, sono tutti quanti belli che allineati, vero? No, ok, va bene, adesso li ho sistemati. Non cambia niente all'operatività, se cambio il numerino non è quello il punto, anche se sono tre numerini, però vedete tutti e tre i segnali sono short, ciclo è in chiusura, la cosa che guardo più che altro è il ciclo e poi i segnali, eh? Ciclo in chiusura, quindi quando la linea bianca sarà nella parte centrale e io ho ancora la posizione qui che traballa tra il long e il short, tra il positivo e il negativo, allora la chiudo, ma fino a quando mi si comporta così ed è ancora lì in alto lo lascio stare. Se dovessi trovare il ciclo già sulla linea centrale dell'indicatore e in più anche gli indicatori già bassi, allora me la chiudo, me la elimino all'inizio. Ok, andiamo a vedere cosa sta facendo il DAX. Vedete 26. Beh, vedete anche la velocità. Cambio dell'ora, attenzione, non abbiamo tenuto conto dei dati. Negativi. Zona negativa per... Negativa, però non ha neanche tanto impatto. Se andiamo a vedere sull'euro dollaro come si sta comportando. Sì, sull'euro dollaro ha avuto un po' di impatto. Allora l'abbassiamo. Euro dollaro impatto sugli indici no, gli indici sono praticamente ancora short, va benissimo, me li tengo ancora. Allora, l'idea è, per finire questo, poi passiamo all'euro dollaro. Da qui ho ancora questo short. Qui c'è... Bene che sia partita in long la candela, perché, vi ripeto,
se mi partiva subito in short, ma riscendeva per poi tornare su. Invece facendo così è andata su per farmi la spike, e se adesso scende è già andata a farmi la spike in long e non la spike in short. Quindi adesso deve cominciare a farmi. L'idea mia è sempre un po' di statistica e un po' di tecniche che mi riportano sempre la stessa cosa. Andiamo a vedere. Per capire se questa candela qui potrà continuare a scendere, devo avere dalla parte superiore, allora ha aperto qui il mercato, è salito subito, va bene, quindi mi ha fatto la spike, adesso sta scendendo, effetto palloncino. Però questa distanza qui che ho di spike, questa qui, per sapersi sicuro che continua a scendere, devi farmi la stessa distanza più un altro pezzettino. Allora sono convinto che non sale più. Adesso, per esempio, dove ho fatto adesso, sto facendo la candela di incertezza, quindi potremmo incominciare a scendere, e questa è la spike, o cosiddetto valvola, perché si gonfia il palloncino. Ok? Chiaro che ci sarà un po' di difficoltà a scendere, perché dopo tutta questa discesa, tanti hanno cominciato a girarsi long con lo stop loss qui. Classico Treda che fa il long con lo stop loss sotto il minimo della spike. Io evito queste cose, non mi metto contro, anzi adesso dopo aver fatto un paio di long mi sono girato di nuovo short, questo qui è lo short. Target, il gap lo ha già chiuso, quindi dovremmo andare a vedere. Gli indicatori, c'è l'indicatore ciclico che sta già andando short, gli indicatori si stanno girando, però non sono ancora arrivati qui sotto. Una volta che arrivano qui sotto gli indicatori, essendo un indicatore che non è uno stocastico, quindi non è un oscillatore, quando arrivano qui sotto è prova di debolezza, fino a quando rimangono qui sotto, il prezzo continua a scendere. Ok? Va bene, adesso è già una posizione che si potrebbe già cominciare a chiudere, visto che oggi la giornata è partita molto bene. Andiamo a vedere. Ok, la lasciamo stare e continuiamo con le nostre analisi. La mettiamo al suo posto. Ok, per capire se con il DAX devo continuare a tenermi la posizione, ci sono diverse cose. Potrei aver incrementato qui lo short sull'UK, ma l'UK è un indicatore, perché un indice è comunque un indicatore che si muove, l'indicatore si muove un po' diverso dagli altri indici. L'indicatore dell'economia inglese si muove un po' diverso, vuol dire che potrebbe fare quello che vuole, potrebbe continuare a salire, tutto il resto. Quindi non vado a puntare a questo gap. Ho ancora una posizione short, quindi l'idea sì è di andare a chiudere questo fino a questa zona qui, o fino a questa zona qui, indicatore in chiusura, però non incremento qui, incremento però su altri strumenti. Nasdaq, cosa c'ha il Nasdaq? Un gap aperto, è rimasto un gap aperto, andiamo a vederlo sul daily. Qui c'è un gap long, qui c'è una zona di Fibonacci, qui c'è il 50% di Fibonacci, questa è una zona di resistenza, fatemela vedere se l'ho segnata giusta. Sì, una zona di resistenza che adesso diventa un supporto, quindi questa qui è una zona di supporto. Su un trend short i supporti non tengono, quindi la lasciamo comunque, e questo qui è il target. Chiusura del gap. Qui non ho segnato il gap, andiamo a segnare. Allora, da questa zona a questa zona c'è un gap aperto, che è questo. Ok, questo qui è quello che vado a tentare io oggi. Una rottura, se mi arriva fino a 61,80 e mi arriva a chiudere il gap, ben che venga, magari è anche una posizione che incomincia a scendere bene, e con questa qui faccio altri soldini. Intanto l'importante non è avere ragione del trading, avere ragione sì, certo, se no non facciamo il guadagno, però è portare a casa, sempre portare a casa, perché se non si porta a casa si rimane nel lungo periodo con delle posizioni aperte e non si guadagna niente. Quindi portare assolutamente sempre a casa. Guardate quello che vi dicevo prima. Non ha fatto l'effetto che ha rotto questa spike, ha continuato, addirittura è tornata su. Ok? Lasciamola stare, ancora non abbiamo qui, però abbiamo una cosa che vi dicevo prima, vedete l'indicatore è andato a chiudere. Lo dicevo prima su Nasdaq, eccolo qui, guardate. Pivot. Ok? Preso addirittura un po' più su del pivot, va bene.
adesso basta perché sennò poi dobbiamo andare a dimezzare il guadagno di oggi. Bene. Oh, guardate che salita. Chi l'avrebbe mai detto che su una discesa del genere c'è questa salita? Nessuno, nessuno può dire niente. Però adesso abbiamo lo stesso effetto, due candele gemelle, l'open price era qui sotto, abbiamo ancora il gap, no, il gap qui è stato chiuso, abbiamo il gap qui aperto, il gap qui aperto. Guardate perché non ho trovato neanche il... Ok, le lasciamo stare, andiamo a vedere cosa fa l'euro-dollaro, visto che i dati erano negativi per la l'eurozona, adesso qui abbiamo la rottura di questa zona. Qui si chiama un long, ritornare qui sopra chiama il long. L'unica cosa che non farebbe, terminiamo l'analisi, non darebbe l'idea di entrare long è una rottura di questo minimo. Lo disegno così a livello. Soltanto se mi rompe questo minimo, allora non ho più la possibilità di entrare long. Perché allora il ciclo 2 dell'H1 è diventato debole, negativo perché diventa un ciclo ribassista, e allora io non posso più andare long. Non posso più fare il long, sto fermo, oppure faccio lo short, ma io direi più che altro di stare fermo. Allora, fatemi vedere. Perfetto. Vediamo come si capovolge la situazione dopo un'ora di trading. Ok. Una cosa che continuo a dire, perché posizionarsi quando il DAX sale, posizionarsi short? Perché l'euro-dollaro è sceso tanto negli ultimi giorni. Allora, continuo a fare del trading con le correlazioni, continuo a fare del trading con del sentiment, il sentiment è euro-dollaro è sceso tantissimo, quindi un ritracciamento ci sarà, ritracciamento long, e poi una cosa che io l'avevo già vista stamattina, dov'è che si è appoggiato il prezzo venerdì scorso, anzi si è appoggiato giovedì, venerdì e anche oggi, si è appoggiato sulla media a 100 periodi. Quindi sulla media a 100 periodi io continuo a cosa fare? A fare posizioni in long sull'euro-dollaro perché è sopra. Allora se la media è sopra, è sotto, allora io vado long. Andando long sull'euro-dollaro cosa faccio? Vado short sul DAX. Attenzione, è ritorno. Ok. Basta, adesso basta, se no. Ok, fatemi vedere. Bene, allora questo che ce l'abbiamo fatto, oggi avremo una giornata di movimenti di lunedì, movimenti bello. Allora da qui si comincia a capire, a pensare di nuovo al long, fammi favore, vai giù. Scusatemi, c'è il gatto ogni tanto che fa, si mette sopra quando lavoro, mi dà fastidio perché ho paura che mi tocchi la tastiera. Ok, sull'euro-dollaro abbiamo detto su questa zona qui, no agli short. Su questa zona qui, via con i long, stop loss è questa zona qui. Ok? Target è questo. Se io comincio a vederla così, ho un altro short sul DAX, sì. Quel rumore lì era uno short sul DAX. Ok. Fino a prova contraria siamo qui sul ciclo 1, quindi va bene che mi vada a cercare la chiusura del ciclo 2 e mi vada a cercare anche il mezzo ciclo per poi ripartire. Quindi, a livello di gambe siamo così, prima gamba, seconda, adesso vediamo fino a quando scende, se notiamo questa qui è, siamo più o meno nella parte centrale, ok? Qui mi dovrebbe ripartire la terza gamba e poi così. Poi adesso sono andato troppo giù. Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, dipende da come è lo sviluppo di questa gamba e anche la chiusura. Se mi fa uno sviluppo così, chiaro che non mi farà una gambettina così in chiusura, però se lo sviluppo invece della terza gamba è solo fino a qui, può darsi che mi faccia la terza gamba così, la quarta gamba di chiusura più lunga, ok? Quindi anche questa è una cosa che tengo sempre monitorata, lo sviluppo delle gambe. Guardate, prima gamba, seconda gamba, terza gambetta, quarta. Fibonacci sul 4 ore, dove poggia? Allora, dove poggia? Tanto sta lavorando anche, sta
lavorando anche l'epicentro con delle posizioni, quindi va benissimo. Allora, dove poggia? Fatemi vedere. Sull'ultima espansione. Da qui a qui. Così poggia il Fibonacci. Va bene? Perfetto. Ok. Va benissimo. Ok. Quello che mi interessa a me è vedere se la media 100 periodi esponenziale, certo che può farmi la falsa rottura, tornare al 50%, tornare su, però da qui io comincio a tenermi i long. Ok? I long sull'euro-dollaro. Come siamo messi nel weekly? Il weekly è stato un bello short quando abbiamo avuto questa cosa qui, abbiamo avuto il triangolo e tutto il resto. Qui vedete che non sono rimasti i palloncini delle false rotture. Qui abbiamo una media, la media della Bollinger centrale che non è stata toccata. Qui abbiamo imminente un segnale long, però per il momento ancora non lo possiamo andare a concretizzare. Potrebbe andare a toccare questa zona qui, 1.11.36, diciamo 1.11.30, 1.11.40. 11, 30, 40, vedete che è giusto giusto questa zona di Fibonacci. Ok? Quindi non è scontato che scenda fino a 1,11, 40. Ancora non do per scontato questa cosa. Potrebbe scendere ancora fino a questa zona per poi ripartire. Ok? Vediamo come tengono questi tre minimi. E i tre minimi che vediamo sono tre minimi rialzisti. Anche questa è una cosa. Un'altra cosa che non abbiamo ottenuto oggi. A guardare, non abbiamo guardato, non abbiamo tenuto conto di una cosa. Questa candela qui ha fatto la spike solo rialzista. Da quando è aperto il mercato è andata solo long. Ed è una cosa un po' bruttina per noi, perché potrebbe essere questa la valvola e questo il palloncino. Ok? Questa, vista questa candela qui del lunedì, è la stessa candela che troviamo nel weekly, perché logicamente non essendoci altre contrattazioni dentro, è la stessa candela. Quindi anche nel weekly abbiamo questa candela qui ribassista. E sul daily abbiamo questa candela qui ribassista. Se le mettiamo un po' più grandi, vediamo che è la stessa cosa. Identiche, identiche. Ok? Certo che è più piccolino perché c'è meno contrattazione. Ok? La stessa cosa. Quindi si sta arrivando ad appiattire. Quindi non mi dispiace neanche se mi rompe un po' il minimo, scende ancora per tornare su. Ritorniamo un attimino al nostro 4 ore. Qui. Tornare a rompere il minimo della candela daily sarebbe rompere questo minimo, però non mi deve rompere questo. Assolutamente no. Andiamo a vedere come è messo il weekly. Non deve rompermi questo minimo qui. Per l'azione ciclica. Per il resto non me ne frega, può anche rompere e andare a toccare questa zona qui. Da qui lo longo di nuovo, ci vado di nuovo long. Ok. Sì, allora. Qui guardate, la situazione è questa. Questo non mi continuate a chiedere, guardate, così è la situazione. Ho marcato da un pivot. Ho marcato dall'altro pivot. Sono tre posizioni short da 0,30. Se questa qui mi arriva fino a qui e questa qui mi scende fino a qui, queste due le chiudo e questa me la chiudo in perdita. Tanto sono in guadagno lo stesso. Ok? Quindi va benissimo prendersi questa cosa qui mentre sale anche a ribasso. Anche perché siamo qui di nuovo sopra sul dinamico. Il dinamico qui darebbe un segnale long. Se mi ritorna sotto questa zona qui, addirittura potrei ancora incrementare ancora un altro short. Va bene, Nasdaq invece è partito dal pivot a rialzo, ma non importa, il Nasdaq mi fa sempre questi scherzi e ogni tanto ci penso che io il Nasdaq non lo trado tanto proprio per queste cose qui che mi lascia sempre. E mi preferisco il DAX che quando apro scende, me la chiudo, ma il Nasdaq a volte mi fa anche rimanere 1 o 2 giorni lì fermo, quindi non mi piace. Ok, andiamo a vedere la sterlina franco-svizzero. Visto che l'epicentro 1,47 risolverebbe in tanti conti un piccolo dilemma, diciamo, perché l'espansione che ha fatto dopo tanto tempo che non scendeva sotto questa zona qui, esattamente dal gennaio del 2015, poi qui l'ha ritestato nel maggio del 2015, poi qui ha rotto il minimo nell'aprile per tornare qui sotto. Non me l'aspettavo, vabbè, non importa, adesso è ritornata praticamente verso la parte centrale dell'epicentro, qui la parte centrale 1,47, e quindi mi interessa che in tanti conti venga annullato l'epicentro e quindi vedo che sta tornando su e mi va bene così. Quindi tornare in questa zona qui a 1,47
mi risolve bene la situazione. Allora, mi risolverebbe la situazione arrivando qui, quindi si bloccano tutti gli epicentri ed ha guadagnato per un lungo periodo, è rimasto fermo per un altro periodo, però poi si mette flat e è finita anche lì la storia dell'epicentro, visto che in tutti i conti sto lavorando bene con l'euro-dollaro, è inutile star lì a fare altro, altre cose. Sterlina franco-svizzero, che la settimana scorsa ha pagato benissimo. Partiamo dal weekly. Andiamo a vedere che qui c'erano dei canali. No, eccolo qui. Perfetto. Allora, nella situazione weekly siamo nella parte, dalla parte centrale alla parte alta, non abbiamo segnali, qui si sta girando in questa zona qui. Guardando così a candele, a primo acchito, io direi minimo decrescente, minimo decrescente, cercherei più che altro da qui uno short. Ok? Andiamo a vedere però su come le altre situazioni. Ciclo annuale partito, minimo crescente, primo mese chiuso, minimo crescente, altro minimo mensile. Allora incominciamo a fare. No, questa non c'entrava niente. Questo qui anche non c'entra niente, lo devo cancellare e metterne una dritta. Ok, la metto sempre una prima perché allora si vede il minimo. Qui non c'è fratalità sui cicli mensili, però mi viene sempre la voglia di guardare. Ho visto che questo qui è durato 30 e questo qui è durato più o meno anche 30, anzi 28 entrambi, quindi alla fine 28-29 entrambi, giusta. Ok, qui abbiamo un segnale long, distribuzione annuale in partenza. Siamo sopra la media 100 periodi sul daily e qui anche qui. Direi che siamo long, quindi non andrei a cercare gli short, però, prima di fare questo andiamo anche a inserire un attimino su questo massimo qui e su questo una trend line. La lasciamo così a lungo periodo, quindi fino a quando non mi arriva lì. Se mi arriva entro questi 2 giorni mi rompe, vado long, se mi arriva quando sono già qui, vado short perché abbiamo altri segnali. Ok? È comunque una trend line ribassista, però è una resistenza e non un supporto. Va bene? Sul 4 ore, non questo, ma questo, siamo da analisi ciclica in un long. Quindi siamo qui nel ciclo 1, che adesso qui vi spiego un'altra cosina. Se il ciclo 1 è partito qui, va bene, che potrebbe anche essere partito qui. Per il momento il conteggio va bene, visto che i cicli sulla sterlina dollaro sono molto più lunghi, li lascio stare. Non ho segnali long, ho solo questa candela che va su, quindi assolutamente guardando nell'H1 potrei capire che potrei anche shortarmela dal pivot. Perché potrei shortarmela dal pivot? Faccio un attimino di pausa così bevo e nel frattempo voi mi potete anche rispondere. Perché potrei shortarla dal pivot la sterlina dollaro in questo caso? Siamo in un ciclo. Qui potrei dirvi che questo qui è il ciclo 2, non c'è ha un'altra lettura dall'euro dollaro, quindi assolutamente il 4S qui non esiste, per esempio, quindi è il punto più forte per tradare ciclicamente l'euro dollaro, chiaro, però questo qui bene o male me la posso leggere lo stesso ciclicamente. Come fai Paolo questo? Perché io da qui preferisco dire che sarebbe da cercare uno short. Anche se io non lo faccio, non lo faccio perché adesso mi sono impegnato con tante operazioni sul DAX, che mi piace, anzi mi piace che è salito, adesso vediamo se trova il suo punto dove ritornare indietro e regalarmi in questa giornata qui l'unplaying, regalarmi altri soldini, quindi arrivare veramente molto più. Ecco qui, siamo arrivati di nuovo sul pivot, attenzione. Okay. Ultimo short, ultimo short. Guardate, 1, 2, 3, 4, tutti quanti più o meno alla stessa distanza, pivot, pivot, pivot e pivot, li ho beccati tutti, quindi il primo logicamente non è che me lo chiudo qui sotto, adesso vediamo come si comporta, ok? Che c'è questo po' di forza, è la controparte dell'euro dollaro, che sicuramente se andiamo a vedere l'euro dollaro, vedete che è sceso,
però siamo nell'open price, eccolo qui, siamo sul minimo assoluto. Quindi logicamente mentre scende l'euro-dollaro sale il DAX, adesso se ricomincia a riprendersi l'euro-dollaro incomincia a scendere il DAX, quindi siamo a posto. Ok, torniamo a noi. Siamo nel ciclo 3 avanzato, mi dici? Più che altro quando c'ho una cosa che non capisco o che comunque non posso più, non rientra più nella mia lettura, guardo un'altra cosa. Qui è la parte più bassa della campana, qui è la conferma che è partita la nuova distribuzione, ok? Qui è la parte per il momento più alta della campana, quindi qui sopra non ci deve andare. Il tempo da qui a qui, a qui a qui, chiaro che ci possono stare due e più cicli, quindi a questo punto qui incomincio ad aspettarmi che scenda la campana. Quando è che me la prendo? Dal pivot, posso prenderla perché è un esempio che posso fare lo short, sotto la media 16 periodi, sotto il breakout di questo minimo, sotto il breakout del ciclo, oppure dal pivot più alto. Andiamo a mettere anche una trend line, questa qui, da questo punto qui a questo punto qui, anzi la mettiamo così rimane. Allora, cioè adesso logicamente con la salita dell'euro-dollaro c'è debolezza sul dollaro, l'indice del dollaro sta perdendo punti perché logicamente tutti vendono l'euro e comprano il dollaro, sta prendendo punti, scusate, quindi automaticamente dovrebbe anche darci ragione sulla sterlina. Ok, questa una. Ah no, questo qui non c'entra, lo prendo rossa. E qui. Ok. Queste qui sono le zone da dove io vendo la sterlina. Questa la calcolo come falsa rottura. Torniamo sempre allo stesso punto. Se non è che mi invento più di tanto, l'unica cosa che io non invento è le prese di profitto. L'operatività va bene, poi ci sono le prese di profitto. Io prendo profitto. Perché come è andata adesso che che il DAX è salito, è una cosa positiva, nel senso che posso accumulare, però rimane positiva soltanto se incomincio a prendermi profitto mentre scende. Chiaro che sarebbe la cosa più bella è vedere adesso il DAX che mi fa una rimangiata di tutta questa candela e mi ritorna qui sotto, quindi guadagno con tutti questi short, guadagno tantissimi soldi, addirittura se scende e mi rompo questo minimo guadagno ancora di più, va bene, non importa, la questione è che se adesso incomincia a scendere questa qui me la elimino, poi mi risale la rivendo, cioè io guadagno in questo short qui magari molto di più che tenermeli tutti, certo che se me lo fa così di picchiata non c'è neanche il tempo di chiuderle, ancora meglio me le chiudo quando scendono ancora più con più guadagno. Ok, comunque anche questa qui, stessa tecnica di prima dei long che vi ho fatto vedere qui, la stessa tecnica è questa, adesso è salito talmente tanto, abbiamo ancora mezz'ora di candela, però la prima mezz'ora è passata, praticamente quasi passata, incomincio a posizionarmi qui nell'alto con degli short, perché magari non mi chiudo con una candela piena, ma mi chiudo con una candela a metà. Ok? Tornando poi addirittura sotto la zona dell'open price, quindi la parte centrale del canale giallo, e se mi ritorno anche qui sotto abbiamo di nuovo segnale da dinamico short e poi abbiamo di nuovo gli indicatori dalla parte contraria per andare short. Ok, va bene, torniamo a noi. Ciclo 3, cosa si fa nella seconda parte della distribuzione? Non si cercano i long, si cercano gli short, giusto? Quindi assolutamente adesso andare a cercare un long in questa zona qui no, allora qui anche altro strumento, mi hai anticipato, ah, addirittura guardate dove siamo adesso, se questo qui o questo qui, mi ha anticipato, no. Potrebbe essere anche questa qui la chiusura del ciclo, eh? Fatemi vedere com'è. Assolutamente.
Siamo già avanzati nella lettura, dove siamo già? Mi ha anticipato Mauro e mi ha fatto notare anche un'altra cosa. Sai perché sono troppo vicino al monitor oggi e non riesco a vedere bene, no, 5-3. Versicolo 4. Ancora un motivo in più per sortare. Adesso andiamo alla trend line ciclica, che non l'ho inserita prima. In questo caso però mi hai fatto notare una cosa, Mauro, tu intendevi questa, giusto? Questa qui non è una trend line ciclica, ma a questo punto diventa una trend line di analisi tecnica classica, perché la lettura dei cicli l'ho cambiata, quindi il supporto diventa verde. E questa qui, la trend line ciclica, sarebbe da questo minimo qui alla chiusura del ciclo 2, che sarebbe questa. E sta diventando un albero di Natale, pieno di colori. Ok, la trend line ciclica è questa, quindi da questo punto qui è short. Livelli di Fibonacci, da questo minimo qui al 50% ce n'è ancora, da questa zona qui diventa la trend line, addirittura guardate, trend line ribassista. Livello di Fibonacci, da qui si va short, dal pivot si va comunque short, quindi short sulla sterlina dollaro. Ok? Va bene? Ok, ho cambiato la lettura ciclica perché no, bella questa, no, Emilino, no, assolutamente no, perché ho ancora un po' di allergia, sebbene riesco ancora a tenerla sotto controllo senza prendere medicine quest'anno, però il naso è chiuso, quindi mi viene un po' di difficoltà a parlare. Allora, sì, avevo fatto una lettura sbagliata perché avevo calcolato che questo fosse il 2 e qui siamo nel 3, però leggendo bene, assolutamente, parla chiaro la differenza del ciclo tutto intero oppure di due cicli. Qui abbiamo il prezzo che va sopra la media a 16 periodi, qui abbiamo un segnale long, anche se non li conteggio come nell'euro dollaro, qui avrei il 4S, ma non esiste, quindi non lo dico, non lo menziono proprio per questo, perché nella sterlina dollaro non c'è. E poi un'altra cosa che è già successa tante volte, quindi ve la faccio vedere, ed è quello che si chiama pezzo di grafico che non c'entra, però guardate qui la frattalità che c'è tra il ciclo 1, 36, 37, 30, 30, e quindi qui siamo nel ciclo 4, siamo già alla metà, 15, quindi da qui ancora in più ho ancora l'idea di sortarmelo ancora più volentieri. Va bene? Ok? Quindi questo qui è per la sterlina dollaro, altro non faccio, quindi volendo potrei inserire qui dei segnali short, short, la trend line e take profit, visto che siamo nel ciclo 4, li inserisco, anche se logicamente l'indicazione del prendere il profitto è più del prezzo e non della quantità di denaro che fate, non livello. Dovremmo rompere questo minimo per essere un ciclo 4, quindi il target è il primo pivot, questa zona qui, però guardate anche il detector, se il detector ci mette poco o tanto a scendere, quando arriva già il detector qui in giù, se ci arriva adesso posso tenere ancora, se ci mette ancora diciamo tutta la serata fino alle 17-18 di sera, allora chiudo comunque l'operazione. Ok? Quindi si è arrestato un po' il mercato, andiamo a vedere l'euro-dollaro, ok? Fermo in questa zona qui. Quindi da qui automaticamente mi chiamerebbe un segnale long, si è bloccato sul ciclo. Tutto sfasato perché se ritorniamo all'analisi precedente, no, non vale niente, non volevo dire una cavolata perché non esiste. Non esiste, c'è una ripartenza. No, non esiste. Questo è il ciclo 1, non si può andare a cambiare niente. Ciclo 1, ciclo 2. Assolutamente. Siamo nel ciclo 2. Quindi il ciclo 2 è diventato ribassista. Adesso bisogna vedere se continua a farmi questa zona qui oppure
o si ricomincia a partire con un ciclo 3 forte e poi farmi la chiusura. Quindi il ciclo 3 potrebbe diventare adesso un ciclo 3 che fa quello che vuole forte, poi se il ciclo 4 non si comporta di conseguenza a chiudermi il minimo sotto qui, diventa un ciclo 1, ciclo 2, e questa è di nuovo una distribuzione irregolare. Ok? Perché diventa irregolare? Tante volte la distribuzione diventa irregolare sui cicli e andiamo a ricomporla cambiando l'1 e 2 3, diventa il 3, diventa un 1, di nuovo irregolare. Perché? Perché se fosse tutto così, allora adesso vi faccio l'ultimo esempio, poi vi lascio. Se fosse tutto così il ciclo, noi non facciamo altro di comprare e vendere, giusto? Invece no, ci sono a volte dei cicli che fanno così, poi il ciclo così, poi il ciclo così, poi il ciclo di nuovo così, poi di nuovo laterale, poi di nuovo uno lungo, poi di nuovo uno corto, un altro corto, un altro corto, e così si sfasa tutta la lettura, giusto? L'unica cosa che potrei tener conto, o tengo più conto degli altri, che se sull'H1 c'ho molte più, allora questo qui è il ciclo H4, è molto più regolare, ok? Nell'H1, all'interno dell'H1 potrei avere una cosa del genere. Ok? Però nel ciclo H4 ho la mia regolarità dei cicli 1, 2, 3, 4. Però nell'H1 si sfasano, quindi quello che preferisco guardare sempre è sull'H4 come si stanno comportando i cicli. Ok? H4. In ogni caso, dove siamo qui? Siamo andati a rompere il ciclo 1, è ancora rialzista? Sì, è ancora rialzista perché non ha rotto ancora il minimo. Quindi è ancora forte, anche perché la distribuzione qui non è ancora partita. Per quello che carico, diciamo, il mio fucile DAX lo carico volentieri in short, perché ancora sull'euro dollaro, dopo ancora un ciclo 4, un ciclo 5 che non esiste, quindi un ciclo X, mi deve ripartire una nuova distribuzione, campana di Gauss in compressione, mi deve partire. Se mi parte il long, allora ho preso il DAX dalla parte giusta. Ok? Cosa succede anche qui sul DAX? Ultimo, e poi veramente vi lascio perché ho un po' di difficoltà a parlare. Sul DAX Weekly, sul DAX Weekly la candela Weekly è partita a ribasso, ok? Però partendo a ribasso non avevo avuto neanche una spike rialzista. Adesso mi ha fatto una spike rialzista, da qui in poi incomincia a scendere di nuovo e diventa una candela rossa. Assolutamente, io non tengo i miei short, non li tengo a lungo termine, però la cosa più sensata per chi vorrebbe fare del lungo termine è entrare short anche in questo massimo qui, questi tre romperli e portare a un livello di Fibonacci che è il 50% questa zona qui. Chiaro che ci vuole tanto per tenerlo, quindi automaticamente si fermerebbe in questa zona o in questo Fibonacci qui rompendo nella prima zona di Fibonacci che è questa. Ok? Questa secondo me è la tecnica più tranquilla per chi vuole fare del lungo termine. Logicamente le leve devono essere più basse, io preferisco farmi delle leve un po' più pesantucce e poi vediamo. Ok, poi ultima cosa ancora, non l'abbiamo guardata, la guardiamo adesso. Vedete che la linea del, anzi la mettiamo gialla, che così la riconosciamo sempre, la mettiamo un attimino un po' più fina, non occorre che sia così grossa. Allora, lo spargiacqua del DAX è il 50.000 punti, ormai l'abbiamo capito, è più o meno l'espansione è questa, la parte centrale di questa espansione più o meno è il 50%, quindi la zona del 10.000 di Fibo, 10.000 di quotazione, 10.000 la linea gialla. A questo punto nel daily io metto sempre dentro una media esponenziale a 100 periodi, che sarebbe questa, se me la fa accendere così vediamo se è proprio esponenziale, che non ci sia uno sbaglio anche qui, no, esponenziale, è qui. Dov'è il prezzo? Sotto la media a 100, quindi assolutamente se mi arriva qui in alto potremmo incominciare a scendere ancora. L'ho detto anche l'altra volta mentre scendeva, quando è arrivato qui, un retest della zona 10.000 lo potrebbe fare,
ritest della zona 10.000, addirittura è andato oltre, è tornato sotto. Qui di nuovo ritest della zona 10.000 ed è tornato sotto. Adesso qui è tornato su con questa candela di oggi, che non c'entra niente perché è lunedì. A questo punto non mi meraviglierei vedere la candela di oggi tornare sotto questo minimo, rompermi queste zone qui e pagare ancora di più. Ok? Poi, già arrivando qui, il corpo della candela diventa di nuovo rosso e incomincia a scendere. Ok? Questo è stato il webinar del lunedì. Ok? Posizioni in positivo, una. Queste qui, purtroppo questa... per fortuna che non ho fatto qui lo short. E per sbaglio ho fatto questo, perché il Nasdaq, sempre ve lo ricordo, il Nasdaq è come per tanti di voi l'oro, per tanti di voi il petrolio, è quella pecora nera che per me è la pecora nera di... Non dovrei tradarlo, non dovrei tradare il Nasdaq perché mi dà sempre problemi. Chiaro che con il conto abbastanza alto non ho problemi a tenere questa operazione. Questa operazione qui la posso tenere, non mi dà fastidio, però... non mi piace perché non faccio tante analisi sul Nasdaq, quindi è stata presa più che altro per chiusura del gap, adesso mi rimane lì aperta ed è la mia pecora nera, perché ogni volta mi giuro e spergiuro di non tradarlo più, però lo faccio, continuo a fare. Grazie Mauro, grazie sempre. Allora, bene, allora spengo qui la registrazione, andiamo a vedere. Chiaro che l'ultima che vi voglio dire: quando noi ci fissiamo che qui doveva partire assolutamente a rialzo, come avevo detto prima, qui deve partire la nuova gamba, una cosa, cos'è che non abbiamo tenuto conto sulle analisi? Cos'è che non teniamo conto? Che non possiamo tenere di conto su un'analisi ciclica o un'analisi tecnica che sia. Una cosa, non teniamo conto di una cosa, che ci sono dei dati macroeconomici. I dati macroeconomici sono fatti per portare, dal nostro punto di vista, dello scompiglio sul mercato. Ok? Portano scompiglio. Cioè, vanno a cambiare tutta quanta l'idea che noi abbiamo. Perché se non ci fossero i dati macroeconomici, magari l'euro-dollaro non sarebbe sceso, perché tutti i trader avrebbero visto questo minimo, avrebbero incominciato a comprarlo e il mercato sarebbe salito. Però visto che è uscito un dato negativo, chi trada i dati, sicuramente la maggior parte dei trader traderanno i dati, hanno cercato piuttosto lo short dell'euro-dollaro. Adesso cos'è? Nei minimi così tanti incominciano a chiudere le operazioni, incomincia a salire. Quindi assolutamente adesso cercarci ancora lo short sull'euro dollaro, assolutamente, per chi ha delle indicazioni per entrare short o c'è qualche trend follower che vi dice che continua a dire short, va benissimo fare il short oggi di lunedì, ma a lungo termine io comprerei l'euro dollaro fino a 1,08. Tutti i robot continuano a comprare l'euro dollaro, non lo vendono nemmeno sotto l'1,08. Mi sa che non c'ho nessun robot che vende, proprio perché per il timore di rimanere, la paura no, ma il timore di rimanere bloccati con delle posizioni in vendita sotto 1,08. Assolutamente no. Ok? Bene, allora stoppo qui la registrazione per il lunedì. Grazie di nuovo Mauro, webinar grandioso. Grazie.